Grazie.
Del resto, pensate a un piatto che ci rende molto orgogliosi, no? Gli spaghetti col pomodoro brasiliano, che fra l'altro nel 2012 un'inchiesta di Oxfam su 180 paesi ha stabilito che il piatto preferito al mondo, il piatto più amato del mondo, sono spaghetti col pomodoro brasiliano. Ebbene, pensate che molte di queste cose noi non le avremmo mai potute cucinare se i pomodori non fossero arrivati come migranti clandestini dalle Americhe. La parmigiana di melanzane non potremmo fare se dal lontano Oriente non fossero arrivate le melanzane. I peperoni in padella non li potremmo cucinare se Cristoforo Colombo non avesse portato il seme del peperone la prima volta. Lui lo giudicò immangiabile, quando lo assaggiò disse: peccato, sarebbe un ottimo alimento in tempi di carestia, un ottimo alimento, però non si possono mangiare, sono troppo cattivi. La storia gli ha dato torto. Le arance e gli agrumi che sono stati portati dagli arabi la prima volta e riportati dai portoghesi la seconda volta, dalle loro colonie indiane. E questa traiettoria rimane nella parola stessa con cui nel Mezzogiorno d'Italia e in Grecia si chiamano le arance, cioè portogalli. Pensate, tutto quello che riguarda il cibo mediterraneo ci parla di lunghi viaggi, ci parla di migrazioni, ci parla di accettazioni, di ospitalità, e forse questa idea di una misura, che è una misura umana, che non ancora che alimentare, una misura politica, sociale, sta già nella parola cibo, che viene dal greco kepos. Il kepos era uno strumento di misura per misurare la giusta quantità di cibo, poteva essere di grano o di altre cose, un po' come quello che i latini chiamavano invece postorium con l'H. Ma pensate, lo storio, che era la misura del cibo, era lo stesso. Da questa parola si forma anche un'altra parola che noi invece se associamo a cose diverse, cioè che hostis, che sia l'ospite sia il nemico. Il che vuol dire che intorno al cibo c'è una grande questione di misura. Non bisogna superare questa misura, altrimenti il cibo, e questo lo dicono le parole stesse, da strumento di comunicazione diventa strumento di contrapposizione e trasforma l'ospite in nemico. Allora tutto questo ce lo dice proprio anche la nostra alimentazione quotidiana. Se noi interroghiamo e pensiamo alle parole che usiamo tutti i giorni, ci rendiamo conto che, come devo dire, siamo su una specie di grande giacimento profondissimo che ci porta alla profondità della nostra civiltà, ma questa profondità poi noi ogni giorno ce la mettiamo. La nostra gastronomia, la cucina mediterranea, ma soprattutto
animale è l'economia democratica, perché si fonda su prodotti tanto poco sostenibili, come sapete, che implicano un trattamento, un rapporto con gli animali quantomeno discutibile, basti l'esempio del foie gras, di come si produce il foie gras, ma soprattutto è una gastronomia di alto, come di altissimo profilo, è una gastronomia poi che non è alla portata di tutti. E quello che ha indotto a lungo l'UNESCO a esitare prima di concedere il riconoscimento alla gastronomia di Francia, che pure fu concesso nel 2010. Mentre la gastronomia italiana è, che cos'è? È l'indigenza trasformata in eccellenza, e questo è il miracolo di quelle che io chiamo le maestre di cortile, le massaie anonime, che hanno costruito un capolavoro cattedrale del gusto, partendo da un ingrediente, due ingredienti al massimo. Pensate, siamo in Campania, gli spaghetti con le vongole friulite, che cosa sono? Oppure gli spaghetti con quello che resta della frutta secca, un po' di noci, un po' di nocciole, da queste parti si fanno benissimo. O pensate a Palermo, la pasta con le sarde a mare si chiama, è la stessa cosa, sono come le vongole friulite, le sarde stanno a mare, nel piatto c'è un'altra cosa. E la pasta, i sughi in mare che facevano le donne cornesi andando in riva al mare, prendevano i sassi, li asciugavano e buttavano nell'olio bollente, e la mineralità di quelle pietre di mare dava al sugo un sapore straordinario. Questa è l'Italia. Il risultato è quello che noi abbiamo oggi, un intreccio straordinario fra i capolavori dell'arte e il cattedrale del gusto. E il paese dove lo dice, come dico io spesso, Lorenzetti fabbricano spaghetti e Vermicelli fabbricano banditelli, perché le due cose sono inscindibili e questo rende l'Italia e la gastronomia italiana, la gastronomia del mezzogiorno soprattutto, la gastronomia di domani, la gastronomia del domani. E per contribuire a fare questo, io credo che oggi sia fondamentale, prima qualcuno, l'avvocato mi diceva che sono un narratore del cibo, tento di farlo, e credo che oggi però questo sia importantissimo, perché il cibo, il nostro cibo è un cibo straordinario, il mondo comincia a riconoscerlo, ma non ancora quanto dovrebbe, ma proprio perché ci manca, noi abbiamo grandi produzioni e cattive narrazioni per il momento. Ci manca quello che per esempio la Francia ha saputo costruire lungo tutto il corso del Novecento, cioè costruire intorno ai suoi prodotti una mitologia gastronomica, che ha fatto sì che in tutto il mondo la grande gastronomia fosse considerata quella francese. Noi abbiamo un numero di prodotti e di biodiversità alimentare infinitamente superiori, non poco, ma infinitamente superiori a quelli della Francia, ma non abbiamo la mitologia. Quella la dobbiamo ancora costruire e per farlo c'è bisogno di profili professionali nuovi. Noi per esempio con il mio gruppo, con la professoressa Moro che è qui con me e che condivide il Medic Research, che è stato ricordato prima, il Centro di Ricerche Sociali sulla Dieta Mediterranea, abbiamo cominciato proprio a costruire questa narrazione inaugurando un museo virtuale della Dieta Mediterranea. L'abbiamo costruito con delle risorse regionali della regione Campania, l'abbiamo presentato la scorsa settimana, è un museo virtuale open source, quindi è libero e gratuito, lo può visitare chiunque, dopo però ovviamente l'indirizzo, perché siamo felici che lo visitiate, dove già da ora si possono vedere e ascoltare le testimonianze di grandi protagonisti della dieta mediterranea, ma non solo scelte. Sono anche quelli, c'è Alfonso Iercarino, ce ne sono tanti altri, ma ci sono attori come Beppe Barra, Isa Danieli che raccontano, Isa Danieli che racconta la fame, il suo rapporto con il cibo, la fame della guerra, la polvere dei piselli, Beppe Barra racconta il tracuglio Edoardo che lui assaggiò, poi rievoca la cucina di sua madre, Concetta Barra, Ugo Gregoretti che racconta perché girò il pollo di spalle, perché negli anni 60 ne fece il simbolo della mutazione antropologica italiana. Poi c'è Konchalovsky che racconta il suo amore per il cibo mediterraneo, il cibo napoletano. E poi ci sono una serie di